Allora, miei adepti, sono Renato Pozzetto e vi voglio raccontare la mia storia, come è iniziata dai giocattoli dei Masters ed Eternia He-Man, di cui io comprai il vecchio giocattolo superiore, quello tutto pieno di personaggi di Masters. Comprai tutto, tutto mi comprò mio padre, che guadagnava un sacco di milioni di lire. Guadagnava e guadagnava e mi comprò Eternia, finalmente. Andò piccione un giorno il mio caro amico di banco, furietto furioso, e mi ruppe la vecchia scala di Eternia, che non valeva un cazzo di niente, ma da allora io mi incazzai con lui talmente tanto che volevo i soldi indietro di tutta Eternia, perché ero un bambino, come Renato Pozzetto. Dopo di questo incominciammo la nostra lunga andata alla scuola e gli regalarono nel famoso 1986 il Nintendo Entertainment System europeo, NES, Nintendo Entertainment System, e giocavo in quella sua povera casa così tutta arruffata, piena d'oro, di roba da mangiare, ma la nostra povera televisione era solo in bianco e nero, caro piccione Don Giudecca. E la nostra televisione giocavamo a Super Mario quando lo vedevamo tutti quanti e non vedevo l'ora di andare alla sala giochi e vederlo a colori, uno schermo grande. Noi tenevamo uno schermo di merda, povero piccione furioso. Io il furioso, perché dopo tornai a Salernus in una mia vacanza con i miei cugini, con mia cugina, l'altro cugino molto appassionato di videogame, doveva ancora nascere, era ancora nel grembo, manco nel grembo materno, che improvvisamente vidi Gabriele Pasquali e Mark Pier... No, incominciai improvvisamente seppi di un vecchio giornaletto, un journal, un libretto, Console Mania, presentato su USA Today da un certo Stefano Gallarini, grande appassionato di videogame che stimo tanto, e un coglione come Giorgio Mastrota che è di videogame, se no capisce quelli nuovi, ma questo non ha importanza, cari amici. Poi mi trasferì, tornai a Deliceto dopo la mia lunga vacanza a Salerno in estate e comprai il benedetto Console Mania in edicola. Lo comprai finalmente, ce l'avevo il primo assoluto numero di Console Mania. E già si lottava tra Nintendo e Sega. E c'era il vecchio Nintendo furioso e pieno di soldi di Pier Marco Rosa. E c'era la povera Sega che si impegnava per le nostre sala giochi di Gabriele Pasquali. Il povero gregario di Pier Marco Rosa, ancora la Nintendo che mi fa, ancora Super Mario. E la storia continua anche ai giorni nostri, ma non ve ne voglio parlare. Chi è l'altro Super Mario che suona il basso, non me ne frega niente. Non lo voglio neanche nominare perché sto parlando dei vecchi. Allora io e il mio caro amico Pier Marco Rosa Piccione, che era lui praticamente davanti a me, era il grande Pier Marco Rosa, il grandissimo Pier Marco Rosa, solo un abbonato della Nintendo. Si voleva mettere in competizione con me dopo che gli avevo fatto vedere USA Today, gli avevo presentato Stefano Gallarini e Pier Giorgio Mastrota. Nell'86, amici, nell'86 c'era Pier Giorgio Mastrota, che non capiva un cazzo di videogame e mi fa cagare ancora adesso la sua musica, caro Mastrota, come al solito, sei il gregario di Stefano Gallarini. Ma stavamo dicendo, e anche lì nacque il nostro complotto, dovevamo fare anche noi un giornale meglio di Console Mania, lo dovevamo fare io e Pier Marco Rosa, io il grande piccione, il mio amico di banco. E ci impegnammo e mettemmo in casa mia, divenne improvvisamente piena di videogame come una sala giochi. E incominciammo la nostra avventura di eroi di tutto console, la nostra nuova testata giornalistica Made in Sarina, l'edicola del nostro paese, la povera edicola dove comprai il primo console mania in assoluto. Me lo ricordo tale e quale i soldi di mio padre, i stessi soldi che sfamavano anche le patatine di Piccione. Altro discorso. Comunque, arrivato a questo, vi dico, il complotto giudaico-cristiano continua.
E continuammo, e dopo questa entrata incominciammo a leggere, a scrivere di tutto console, mentre ci appiccicavamo ogni giorno col nel nostro banco. È meglio il mio videogame, anche in chiesa, no? È meglio quello della Sega, no? È meglio quello della Nintendo, no? È meglio quello della Sega. Anche in chiesa era arrivato il fatto. Eravamo dei massoni dei videogame, eravamo veri e propri massoni. Era un anfiteatro greco anche la chiesa, e la nostra vecchia scuola era la polis dei videogame ormai. Ma nonostante questo mi sono fatto sentire, ho detto no, basta caro Pier Marco Rosa Piccione, la Nintendo ora non vincerà più, anche se noi abbiamo perso, ci abbiamo ancora Shenmue, ancora Sonic avanti, perciò che io voto Gabriele Pasquali, caro Paolo Kosh, tutto blu, il porcospino blu, è più figo che mai, e lasciate stare i film perché hanno sgarrato anche quelli là del caro Super Mario. E vedete e giocate al vero arcade, giocate a chi vi andava a fare andare in sala giochi a spegnervi come facevano su Piccione le sigarette sopra la testa, e vi accorgete la sala giochi quando era dura, altro che macchinette cash. Vero Yankee sono io, caro Piccione, non la Nintendo di Street Fighter. Te l'ho fatto mettere il massimo dei voti a Street Fighter, ma io c'ho Thunder Force e c'ho Sonic che prenderanno sicuro di più di me sulla mia tutto console. Alla prossima, ragazzi. E che Dio vi benedica. E viva gli dèi!